La parola Marco, ma perché sei per certi diritti Calabria? Grazie. Sono stato, diciamo, particolarmente stimolato dal dibattito fino adesso e ci sono alcune cose che volevo dire. Allora, prima di tutto grazie all'agenzia per aver organizzato questo evento, grazie per l'invito, grazie a Vincenzo e il libro oltre. Prima di tutto si caratterizza per la longevità, perché è parecchio tempo che non si presenta e questo è positivo perché significa che il libro ha vita e quindi cioè, invito veramente a chi non l'ha letto a comprarlo, a leggerlo perché io l'ho letto e l'ho trovato particolarmente interessante, spiego anche perché. Volevo spiegare cosa ha insegnato a me questo romanzo. Vabbè, quello sulla crociera ha spiegato quasi tutto, io introdurrò degli elementi diversi. E forse anche un elemento, non lo so, poi valutato voi, forse politicamente scorretto, ma io non sono molto, diciamo, diplomatico nelle mie cose, sono molto spiccio, quindi andrà così. E cosa ci insegna la storia fra Stefano e Aristei? Ho detto i nomi, ma non ho svelato nulla, non svelerò nulla neanche nella trama, a meno che mai l'epilogo ci mancherebbe. E ci insegna sicuramente il concetto di amore. Io mi sono posto una domanda, la domanda che ponevo di prima, no? Ma che cosa dal 500 fino ad oggi, che cosa è cambiato? Vabbè, nella società è cambiato praticamente tutto, non c'è niente, assolutamente niente come prima, tranne alcuni elementi. L'elemento dell'omosessualità, diciamo, perché c'era anche da molto tempo prima del 500, c'era nel 500 e c'è ancora oggi. E poi che cos'è che non è cambiato? I sentimenti, per cui l'amore, questo è assolutamente vero. E un po' domina tutto quanto il romanzo, però ha il suo epilogo. E oggi però non è una giornata qualsiasi, e questa presentazione non cade, voglio dire, in un giorno qualsiasi, perché oggi è la vigilia del 17 di maggio. Dove domani si celebra, si ricorda la giornata mondiale contro l'omofobia. E che cos'è questa giornata se non lo specchio anche di questo libro? Nel 1990, mi piace ricordare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, adesso citerò questo perché poi voglio arrivare ad un punto, no? La linea sorride perché questo ragionamento l'ha ascoltato in un'altra occasione, diciamo, recente e spero che gli sia piaciuta da attivista del movimento LGBT. Allora, nel 1990 non uno studio medico qualsiasi, non un'autorità qualsiasi, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sancito un principio, ha tolto l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali e poi ha fatto di più, ne ha dato una definizione ufficiale. Sono passati 23 anni da questa definizione ufficiale. La definizione ufficiale dell'omosessualità è, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, due punti: una variante naturale del comportamento umano. In questa frase, che sono soltanto quattro parole, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha risolto tutto, tutto sul quale noi da 23 anni ci annoveriamo. Perché l'organizzazione, quando parla di variante naturale, ha attaccato proprio quell'etichetta per i quali gli omosessuali sono bistrattati. Non è naturale, non è normale, non è nella natura. Secondo elemento, variante naturale del comportamento umano. Questo è un elemento essenziale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità poteva scrivere variante naturale della sessualità umana. Invece ha scelto di proposito di utilizzare il termine comportamento, che è una cosa completamente diversa, perché il comportamento umano lo racchiude in tutta la sua umanità. Non esclude nulla, se invece il termine usato fosse stato variante naturale della sessualità umana, allora ci sarebbe stato l'alibi sempre di qualcuno che avrebbe potuto dire che è una perversione, per esempio. Allora dobbiamo capire bene di che cosa stiamo parlando.
adesso dico la parola del peccato. E non solo dico la parola del peccato, ma una parola di cui anche nel movimento LGBT, lesbiche, gay, bisessuale, transessuale, non lo sappiamo perché la comunità attivista gay locale c'è praticamente tutta, e forse il rischio di questi incontri è che non c'è la comunità eterosessuale che dovrebbe venire di più a questi incontri. Dirò una cosa che forse non piacerà. Andava bene nel 1990 la parola omofobia, ma non nel 2013. Nel 1990 lo capisco, ma oggi la parola omofobia è una parola sbagliata per descrivere l'odio nei confronti della comunità omosessuale, gay e lesbica. È una parola profondamente sbagliata, perché alla base del comportamento di odio nei confronti degli omosessuali non c'è nessuna fobia. Altrimenti si corre il rischio che da qui in avanti faranno, non lo so, i gruppi di autoaiuto a quelli che agli omosessuali gli danno le mazzate. Perché è un po', cioè, se è una fobia, per cui una paura incontrollata, ma questa è odio di tipo razziale, non può essere accostata ad una fobia come l'idrofobia, cioè paura dell'acqua, o paura dei ragni, o paura dell'agorafobia, o paura insomma degli spazi dove c'è molta gente. La cosa è, l'omofobia è una parola profondamente sbagliata che non descrive di che cosa stiamo parlando. A me piace ricordare, e in ogni occasione cerco di farlo, la storia di una donna eccezionale. E si chiamava Rosa Parks. Rosa Parks a Montgomery negli Stati Uniti nel 1955 ha fatto un atto rivoluzionario. Era una signora di colore. Era una signora di colore che cosa ha fatto? Probabilmente aveva lavorato quel giorno, stava stanca, stava sudata, magari stava pure di cattivo umore, non c'erano posti per i neri sull'autobus e si è seduta su quel posto riservato ai bianchi perché era libero. E non si è schiodata, e ha fatto un atto rivoluzionario, ha dato la stura al movimento dei diritti civili negli Stati Uniti che poi si è propagato in tutto il mondo. E che cosa c'entra questo qui con il ragionamento della comunità LGBT, e che cosa c'entra questo qui con le discriminazioni nei confronti degli omosessuali? C'entra, perché lei, da donna nera, con questo atto rivoluzionario di sedersi su quel posto riservato ai bianchi, non si è voluto alzare, gli è stato intimato di alzarsi, si è fatto la galera, e poi la Corte Costituzionale degli Stati Uniti ha sancito il principio che i neri, il principio di parità fra neri e bianchi. Con quest'atto rivoluzionario lei che cosa ha fatto? Ha introdotto il diritto alla dignità della persona, e il diritto della dignità alla persona si traspone oggi anche e soprattutto agli omosessuali e a tutti quegli altri elementi che ci sono per altre persone che nella società sono discriminate. Allora, dove voglio arrivare con il mio ragionamento, che termino? Se l'Organizzazione Mondiale della Sanità sancisce 23 anni fa che l'omosessualità è una variante naturale del comportamento umano, per cui chi è omosessuale è assolutamente incolpevole, come chi nasce con i capelli rossi, come chi nasce con la pelle nera, come chi ha pochi capelli, come chi ne ha tanti, come chi ha il naso storto, come chi è basso, come chi è alto. Allora qui stiamo parlando non di omofobia, di una paura incontrollata, ma stiamo parlando della parola del peccato che citerò adesso, e che è il razzismo. L'odio, professor Luciano, l'odio nei confronti della comunità gay e lesbica lo dobbiamo mettere in testa. Affonda mani e piedi in quel brodo di cultura che si chiama razzismo. Bisogna dirlo senza mezzi termini. E per tale da trattato. Quindi l'ultimissima cosa che voglio dire dopo mi taccio è che se c'è bisogno oggi di una cosa in Italia, e che purtroppo manca, è anche l'attivismo che è lesbico nella società,
perché iniziative come quelle di oggi, iniziative come quelle che si faranno domani prima in tutta Italia, non bisogna aspettare il 17 maggio per farle, ma bisogna farle nella quotidianità. Noi oggi qui raccogliamo una buona parte dell'attivismo calabrese e se ci contiamo, voglio dire, capiamo noi stessi quanto profondamente inadeguato è questo attivismo nella rivendicazione dei diritti. Perché chiedere il matrimonio egualitario non è soltanto un principio o un pezzo perché io ho il desiderio di sposarmi, ma è un principio di uguaglianza per i cittadini, dove, come diceva lei prima, oggi non abbiamo più nella nostra società la necessità di distinguere il diverso, perché il diverso poi in sostanza non esiste, perché siamo tutti diversi, come diceva prima. E ricordiamoci un'ultima cosa, che noi viviamo in Italia e siamo molto molto fortunati, perché tutti i giorni ci sono paesi e ci sono l'omosessualità nel mondo, l'Organizzazione stessa Mondiale della Sanità dice che più o meno gli omosessuali sono tra il 5 e il 10% della popolazione mondiale e sono in enorme misura in Sud America, negli Stati Uniti, in Italia, però anche in alcuni paesi, l'Arabia Saudita, dove c'è la pena di morte per gli atti di omosessualità. In Iran c'è la, noi come associazione radicale cestellita abbiamo dedicato la nostra associazione ad un ragazzo che 6 anni fa è stato impiccato col suo diciamo compatto, la persona con la quale si diceva avrebbe compiuto degli atti tra virgolette impuri per la legge islamica, e sono finiti appesi ad un palo sulla pubblica piazza. Quindi questo ricordiamocelo sempre. Ricordiamoci che esiste l'olocausto, per cui decine di migliaia di omosessuali sono stati sterminati nei lager nazisti. E se non è questo qui razzismo, allora aboliamola la parola omofobia e chiamiamo le cose con il loro nome e cognome, ma soprattutto trattiamo chi discrimina le persone omosessuali come persone razziste. Bravo, bravo.